Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video, sempre video in collaborazione con Arianna, che saluto, ciao, un bacio. E questa è la mia idea, la mia prima parte di idea di trucco ispirata a questo quadro. Questa volta ci siamo ispirate ad un dipinto di Vincent van Gogh, pittore post-impressionista. Ed è intitolato Notte stellata, il quale è conservato a New York nel Museo di Arte Moderna. Molti storici dell'arte riconducono questi quadri, tra cui anche Notte stellata, nel periodo in cui Van Gogh è stato recluso in manicomio, quindi sono dipinti diciamo di ricordi e non all'aria aperta come piaceva fare a Van Gogh. Probabilmente è il dipinto più famoso appunto di quest'autore, il quale rappresenta un paesaggio stellato sopra la città di Saint-Rémy-de-Provence in Francia. E andrò a realizzare una prima parte portabile che è questa che ho adesso e la seconda parte che è la parte della trasformazione del makeover in appunto quadro di Van Gogh. Allora parto applicando una crema idratante che io sono già andata ad applicare. Adesso applico il primer della Peggy Sage. E lo vado a sfumare con la mia sponge blender. Come fondotinta utilizzo l'Infallible di L'Oreal. Questo è quello con il pennellino già in dotazione. Quindi roteo il pennellino per far fuoriuscire il prodotto. Lo applico sul dorso della mano e con il pennellino lo vado a stendere su tutto il volto. Pennellino, vado ad applicare questo correttore camouflage della Bottega Verde, quindi lo prelevo con il prodotto, con il pennellino, scusate, e lo vado ad applicare qui sotto l'occhio e poi lo sfumo. Poi vado a tirare il correttore con le dita. E diciamo come base mi fermo qui perché poi il resto lo farò dopo. Adesso passerò al trucco degli occhi. Come primer occhi utilizzerò questo della Pupa, della Clear for Pupa. Lo prelevo con un pennellino e lo vado ad applicare su tutta la palpebra, sia mobile che non. Il primo colore che vado ad utilizzare lo prendo da questa palettina della Smashbox, la Hot Date, ed è questo panna iniziale. Lo prelevo con il suo pennellino, tolgo gli eccessi e vado ad applicarlo solo sulla palpebra mobile. Allora, cerco di dare già la forma qui che poi voglio con questo, diciamo, panna. Utilizzerò due ombretti in crema che sono lo Stay All Day della Essence e questo è lo 01 Copyright, questo marrone intenso, e l'Aqua Cream 01 della Makeup Forever che è questo nero. E parto appunto dalla Makeup Forever. Lo prelevo con il dito facendo attenzione di non prenderne molto e lo vado ad applicare qui alla fine del mio occhio.
Con un pennello molto, diciamo, a setole sostenute, vado a sfumare all'interno della piega, questo, ombretto. In modo tale da ottenere un effetto un po' fumoso e lo vado a rifare anche sull'altro lato dell'occhio. A questo punto prendo il mio Stay All Day della Essence, lo prendo sempre con un dito e lo vado ad applicare nella parte iniziale dell'occhio. Ok. A questo punto, con lo stesso pennello di prima e questo ombretto blu elettrico della Yamamay, prelevo il prodotto sul pennello, scuoto l'eccesso e vado a definire il mio occhio, schiettando e poi sfumando. Nella parte iniziale vado a prelevare dalla mia palettina 01, sempre della Yamamay, questo bianco intenso e lo applico qui all'inizio dell'occhio. Fino a raccordare solo sopra con il blu e poi prendo sempre da questa palettina il grigio e lo applico qui al centro in modo da uniformare tutti e tre i colori. A questo punto con un pennello sfumatura sfumo tutti i colori. Sotto l'arcata sopraccigliare utilizzo sempre il bianco della palettina e vado ad intensificare il mio blu solo sulla palpebra mobile. Adesso vado a riproporre questo make-up anche dall'altro lato dell'occhio. Vado ad applicare un eyeliner dorato, questo è quello della Essence, della linea Glam Liner, lo 05 Royal Splendor, e vado a tracciare una linea abbastanza spessa. Vado a riproporre lo stesso make-up anche dall'altro lato. E vado ad applicare all'interno della rima dell'occhio inferiore e superiore una matita nera. Io utilizzerò questa della Chanel e la applico. Vado a bloccare la mia matita con un ombretto nero e poi vado a rifare il trucco dall'altro lato. Ed applico un mascara nero, io applicherò questo, è l'acqua Smoky Lash della Make Up Forever. Questo è il mascara che ho vinto nel concorso indetto dalla Truccheria, magari ve lo linko qui. E lo vado ad applicare anche sull'altro lato. Sulle labbra applico la mia tinta per labbra della Max Factor. Questa è la 160. E dopo averla applicata resto qualche minuto ferma per farla, diciamo, seccare. Una volta asciugata da questo set, l'I Love London, credo che sia London Calling, prendo questo lucida labbra e vado a dare un tocco di luce alle labbra.
E la parte del trucco, diciamo, tra virgolette, portabile è questa. Adesso vado a fare la parte della trasformazione nel quadro. E niente, se vi interessa seguite il tutorial. Ovviamente, essendo questo un dipinto, diciamo, rappresentante la notte, questo è un make-up da sera, come potete vedere. E per imprecisire meglio il vostro make-up, potete aggiungerci un tocco di questa terra abbronzante della Collistar, che ha questo effetto, diciamo, stellato. Io la applicherò solo qui sugli zigomi a mo' di blush, in modo tale da dare l'effetto di una notte stellata. E se volete dare un tocco più particolare a questo make-up da sera, potete sbizzarrirvi e modificare il vostro trucco con due semplici prodotti. Sono una colla per ciglia finte e delle stelline per nail art, andando ad applicare queste stelline appunto qui alla fine del make up o comunque qui internamente. La mia colla per ciglia finte ha un pratico pennellino. Cosa vado a fare? Vado ad applicare una goccia di colla prendendo la stellina con il pennellino. Essendo molto piccole, non risulterà troppo eccessivo il make-up. Applico una stellina anche qui. All'interno dell'occhio. E adesso, diciamo, questo è il look finito con le stelline. Vi posterò una foto di questo make-up. E niente, ovviamente potete sbizzarrirvi come più vi piace e creare nuovi look. Spero che questa idea vi piaccia. Un bacio! Parto dal mio ombretto, lo stesso che ho utilizzato per la parte portabile del make-up. Vado a fare lo stesso anche solo qui nella parte finale, fino a diciamo l'inizio della mia mandibola. Ovviamente prima di riutilizzare questo pennello per un trucco portabile, pulitelo perché altrimenti vi macchierebbe il viso. E questa è la parte notturna, diciamo, del quadro. Poi con una matita nera qualsiasi, io utilizzerò questa della linea B di Limoni, la Tota Black, vado a creare delle collinette. Dove poi sopra andrò ad appoggiare le casette. Quindi ho ricreato le mie montagne al di sopra del paese, del paesaggio, ecco, e da quest'altro lato invece vado a creare questa sottospecie di albero che c'è nel quadro.
e vado a fare prima la parte esterna con la matita nera. E poi con un eyeliner nero lo vado a riempire. All'interno ci applico ancora dei tocchi dorati. Da questa parte qui del viso vado a creare una luna. Io utilizzerò in primis un pigmento dorato. Questo è lo 05 ed è di Madina. Prelevo il prodotto con le dita. E vado a crearmi la mia luna. Sono andata a crearla qui sul sopracciglio perché questo richiama appunto la forma dei monti all'interno del quadro ed è come se fosse una luna che spunta alla parte, cioè diciamo dal monte. E poi vado a riempire lì dove secondo me deve essere ancora un po' riempito. E a questo punto devo applicare le 11 stelle che ci sono nel dipinto. In questo caso io andrò ad utilizzare sempre un po' di pigmento dorato, della colla per ciglia finte e queste stelline in plastica. Queste sono quelle da Nail Art. Vado ad applicare prima un po' di pigmento in modo tale da creare la sfumatura delle stelle. Inizio ad applicare le mie stelline. Questa colla per ciglia finte ha un pratico dove voglio la stella. E con lo stesso pennellino prendo la stellina. E cerco di fissarla.